Grazie di essere intervenuti anche questa volta. Questa volta eccezionalmente cominciamo con un ascolto, del quale per adesso non dirò nulla. Allora, questa song, sapete di quando, quando è stata scritta? È stata scritta nel 1895 da un Charles Ives che allora era ventunenne. E non è solamente uno dei compositori più interessanti, più affascinanti del Novecento, ma è anche uno dei più importanti. Noi in Europa in generale, in Italia in particolare, forse lo conosciamo poco, ma negli Stati Uniti comunque ha tutta un'altra visibilità. E l'importanza di Ives, che cosa sta? L'importanza storica sta soprattutto nell'aver prodotto una sintesi fra tutte le varie tradizioni musicali che esistevano appunto negli Stati Uniti a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, e per questo motivo è stato anche diciamo denominato il padre del Rinascimento musicale americano, perché negli Stati Uniti c'era bisogno in quegli anni di un rinascimento musicale. È presto detto. Allora, praticamente in America, negli Stati Uniti, c'erano delle tradizioni ovviamente musicali, ma come potete immaginare queste tradizioni erano tutte di matrice popolare. Gli Stati Uniti non avevano avuto una storia
della musica come l'abbiamo avuta noi in Europa. Noi abbiamo avuto il canto gregoriano, poi la musica medievale, poi il Rinascimento, e poi c'è stato il Barocco, e poi c'è stato la classicità, e poi c'è stato il Romanticismo. Ecco, tutte queste cose ovviamente negli Stati Uniti non c'erano state, quindi in qualche modo non esisteva, cioè non esistendo una tradizione classica che era paragonabile a quella europea, che aveva appunto, come sapete, prodotto dei risultati raffinatissimi, i musicisti che negli Stati Uniti desideravano, aspiravano a fare carriera seguendo il filone appunto cosiddetto classico, lo chiamiamo così per semplificare, erano costretti a fare le valigie e andare in Europa, a studiare in Europa, e in particolar modo andavano in Germania. Poi tornavano indietro, quindi tornavano negli Stati Uniti e andavano a insegnare nei conservatori locali. E ovviamente che cosa insegnavano? Quello che avevano assimilato. Cosa avevano assimilato? Si trattava di modelli che in genere appartenevano tutti alla grande musica romantica tedesca, quindi facciamo qualche nome: Brahms, Wagner, Liszt, Schubert, Schumann. Ora, qual era il problema? Alla fine dell'Ottocento si trattava di una didattica, quella che loro andavano a studiare in Europa, che era vecchia di 50 anni rispetto a quello che stava succedendo in quel momento. È esattamente quello che succede oggi, anche oggi la didattica dei conservatori insegnano che la musica contemporanea è quella degli anni 60-70, no? Nel frattempo sono passati 50 anni, ma è come se non fossero passati. Ecco, e quindi alla fine del secolo i compositori americani cominciarono ad avvertire la necessità appunto di crearsi un idioma, uno stile proprio nazionale, svincolato dai modelli europei. Come si faceva? Allora, prima di tutto la cosa che veniva qui da pensare era: abbiamo la musica nera, no? Che poi confluì nel jazz, però abbiamo la musica indiana, gli indiani d'America ovviamente. E questo, insomma, non c'era solo questo, c'era un grande calderone nella musica degli Stati Uniti in quel periodo lì. E c'erano per esempio gli Spirituals, che poi appunto diedero origine in parte insieme ad altri elementi al primo jazz, poi la musica degli indiani, quella degli Yankees, poi c'era il ragtime, che era una forma strumentale pre-jazzistica, anche quello, c'era la musica dei cowboys, c'era la musica afro-cubana, che era ancora una cosa diversa, c'era la musica bandistica, c'erano gli inni religiosi che si facevano nelle chiese, insomma, era, diciamo, io ho detto un grande calderone, però il nuovo linguaggio non si sarebbe potuto accontentare semplicemente di mettere insieme queste cose così. Diciamo, bisognava che ci fosse una sintassi musicale precisa che unisse tutti questi elementi. E qui vediamo un Charles Ives giovanissimo che nacque in provincia, potremmo dire, a Danbury. Dov'è Danbury? Nel Connecticut, una cittadina che ancora oggi è più piccola di Pesaro. E fin da bambino venne a contatto con tutta la tradizione musicale popolare e soprattutto quella che animava le cerimonie civili e le cerimonie religiose. E qui entra in gioco un personaggio importantissimo nella vita di Ives, che è il papà, George Ives. George Ives era il direttore della banda cittadina e anche l'animatore, si potrebbe dire, della vita musicale della città. Era un po' mezzo matto, era un accanito sperimentatore prima di tutto, dalla mente chiaramente apertissima. Ives deve tantissimo a questo padre. Era visto nella cittadina di provincia un po' come un mezzo matto, perché fra le varie cose che a George piaceva sperimentare c'era per esempio quella di far suonare la banda, la divideva in due parti e diceva: voi suonate una cosa e voi ne suonate un'altra e vediamo cosa viene fuori. Oppure distanziava molto i musicisti per ottenere degli effetti che oggi si dicono di spazializzazione. Usava sovrapporre anche dei ritmi diversi,
diceva adesso voi da qui suonate questa cosa e andate là, voi invece da qua suonate questa cosa e andate da quest'altra parte. Immaginate che Charles bambino, Charles, nacque in questo ambiente ed ebbe dal padre ovviamente la prima educazione musicale, secondo ovviamente potete immaginare dei principi insoliti, dei principi spregiudicati, che includevano però, questo è molto importante, da una parte la genuina tradizione americana e dall'altra parte questa idea dello sperimentare, lo sperimentalismo empirico. Queste due rimarranno le costanti, vedrete, di tutta la sua musica. Per lungo tempo il figlio divenne l'assistente, si potrebbe dire, musicale del padre, delle sue sperimentazioni. E iniziò molto presto a scrivere musica. Sapete che questi personaggi, già quando cominciano ad avere 8-9 anni, sono insofferenti, cominciano a buttare giù delle cose. E in un linguaggio estremamente avanzato, rispetto anche, e questo è importante, a quello che contemporaneamente si faceva in Europa. A un certo momento, questo è Ives giovane, verso i 18 anni, andò a frequentare l'università di Yale. Il suo insegnante si chiamava Horatio Parker, spero di pronunciarlo bene. Horatio Parker era apparteneva alla cerchia di quei compositori accademici che appunto erano andati a studiare in Europa e propugnavano quindi questi modelli europei ottocenteschi. E Ives nel 1894, quindi quando aveva 20 anni, sottopose al suo maestro, al giudizio del suo maestro, alcune sue composizioni di carattere decisamente sperimentale. C'era anche un pezzo in cui c'erano quattro solisti, ognuno in una tonalità diversa, ognuno era in un ambito musicale completamente diverso. La cosiddetta politonalità, che però arrivò anche in Europa, ma arrivò 20 anni dopo, anzi 30 anni dopo. E Park gli diede una pacca sulla spalla e gli disse: ok, vedo che ti piace scherzare, ma da domani si comincia a lavorare. E lui ci rimase malissimo, perché in realtà avrebbe dovuto, in questo modo, capire che avrebbe dovuto coltivare i suoi interessi sperimentali completamente da solo. Ma se voi pensate che Ives alla fine abbia deciso di lasciare l'università, no, si laureò e, rispettando rigorosamente, questo è molto importante, le direttive di Parker. E così, in questo modo, assimilò totalmente il linguaggio musicale europeo ottocentesco. Questo è molto importante. E sicuramente, ancora una volta, c'entrò il padre, che purtroppo un anno dopo morirà. Perché il padre gli diceva spesso questa frase: è necessario sapere come scrivere una fuga vera e propria ben prima di scriverne una impropria. Cioè è necessario conoscere molto bene una tradizione prima di infrangerla. Se vuoi fare l'iconoclasta, figlio mio, prima devi conoscere bene ciò che vai a distruggere. E primo ascolto, anzi secondo ascolto, perché prima l'abbiamo già fatto, Sinfonia numero 1 fu scritta negli anni del suo apprendistato, quindi è, si potrebbe dire, un pezzo scolastico? No, perché comunque già qualche cosina di suo ci mette dentro. È un brano del 1800, scritto dal 95 al 98. Pensate che il 95 era anche quel song che avete ascoltato prima, quindi non è che faceva tante cose diverse contemporaneamente. Qui i modelli di riferimento sono quelli di Parker, aspettiamo pochissimo, un minuto e mezzo. Comunque sono quelli di Parker, cioè io direi soprattutto, più che Brahms, a me viene in mente Dvorak ascoltando questa sinfonia. È un piccolo estratto quindi dello scherzo con l'Orchestra Sinfonica Nazionale Irlandese diretta da James Sinclair. Thank you.
Da dire che Ives non era per niente interessato ovviamente a rifare la musica ottocentesca europea, interessava a fare tutt'altro, quindi contemporaneamente a questo studio accademico continuò a scrivere una musica che si rifaceva alla tradizione autoctona americana e anche a sperimentare in totale libertà creativa. Come poteva riuscire a fare questo? Scrivendo numerosi brani per le funzioni religiose. Lui era organista e direttore di coro in alcune di queste chiese e la maggior parte di questi brani sono brani perduti, ma quelli sopravvissuti sono molto eloquenti. C'è, per esempio, questo che vi farò ascoltare adesso, un esempio, che è un brano del 1901. Nell'ascoltarlo state attenti anche e soprattutto a una cosa, c'è un'alternanza, direi, continua, di sonorità, di accordi. Alcuni appartengono alla sintassi tradizionale, quella diciamo classica, altri invece sono aggregati completamente nuovi, estremamente dissonanti e addirittura avveniristici. Io mi immagino, evidentemente lui riusciva a farli cantare ai solisti, ai coristi delle chiese, immagino le facce che facessero questi coristi, o anche le facce del pubblico che nel 1901, pubblico nel senso appunto, i fedeli che nel 1901 entrarono in chiesa e ascoltavano questa roba qua. E qui purtroppo gli interpreti sono sconosciuti, comunque il brano si intitola Processional Let There Be Light. Questo linguaggio tradizionale e lo sperimentalismo più acceso. Quindi è uno stile molto particolare, uno stile personalissimo, quello di Ives. E
Si è parlato a proposito di sincretismo stilistico, cioè è una caratteristica che adesso si trova anche in moltissima musica americana, non è lui l'unico, no? Cioè ci sono degli stili anche molto diversi fra loro che si susseguono, però senza soluzione di continuità. L'unità generale dell'opera c'è sempre, però ci sono questi stili diversi che si contrappongono. Ora, piccola parentesi, i pezzi lunghi li faccio sentire alla fine, adesso ne ascoltiamo di breve. Allora, nel 1898 Heinz ha 24 anni, il padre è morto circa da 4 anni e in quel momento prende una decisione fondamentale per la sua vita. Per capire questa decisione bisogna sapere due cose. Io l'ho scoperto tardi, perché prima dicevo, no, e invece ci sono cose importanti. Allora, primo, la famiglia di Hans era da generazioni una famiglia di uomini d'affari. Due, ad Elbe, abbiamo detto la cittadina dove viveva lui, si riteneva che la musica fosse un'occupazione riservata alle donne. Cioè, stiamo parlando sempre ovviamente della fine Ottocento, una cittadina di provincia, perché riservata alle donne? Perché era un'occupazione che non è retribuita adeguatamente, se vuoi un'occupazione diciamo non vera, ecco. E quindi di conseguenza le donne facciamo fare anche la musica, gli uomini devono fare un lavoro vero. E d'altro canto il padre di Alex, il famoso Giorgio Matto, era proprio considerato dai parenti uno spostato, era considerato un buono a nulla che non era riuscito in tutta la vita a crearsi una professione vera, fallito sia come uomo d'affari perché ci aveva provato con tutti gli altri, gli era andata male, e sia come musicista perché diceva l'unica cosa che si è riuscito a fare sono quelle quattro cavolate di queste bar che se ne vanno in giro per la città facendo cose strane, no? Ecco, allora a questo punto Einstein voleva fare la fine del padre ovviamente e diciamo considerato che a quel tempo in America non esisteva un circuito musicale per la musica nuova, capì che la sua natura gli avrebbe permesso di poter trovare il giusto compromesso fra i gusti del pubblico e la sua ispirazione. Lui esigeva una libertà creativa totale, non poteva andare a patti con quelli che erano i gusti della sua generazione. E al tempo stesso però non voleva neanche rinunciare a una vita tranquilla e agiata come era quella della famiglia Alves, diciamo. E quindi decise di rinunciare alla carriera di musicista professionista. Alves nella sua vita non fece musicista, ma fece, come fece anche, però diciamo, professionalmente fece l'agente di una compagnia di assicurazioni prima e poi proprio il direttore una compagnia di assicurazione, tra l'altro la Mutual Life Insurance Company era una delle più importanti compagnie di assicurazione che c'erano allora in America, e alla musica si dedicò soprattutto nei ritagli di tempo che aveva, nei ritagli di tempo e soprattutto di notte, cioè praticamente Arce non dormiva mai via, perché tanto sappiamo, visto che la produzione è sterminata, talmente sterminata che ancora oggi ne conosciamo circa la metà di quello che realmente lui ha scritto, e di giorno aveva tutte le responsabilità, il fratello pesante, tutta una compagnia di assicurazioni sulle sue spalle, e la notte scriveva, quando dormiva non si sa. Allora, la vera carriera quindi di Ars fu quella di assicuratore, eccolo qui come assicuratore, e divenne poi nel 1909 condirettore, non proprio direttore, ma condirettore di una filiale di New York, e si trasferì quindi a New York, ma non cambiò niente. Per 20 anni scrisse, fino al 1918, scrisse una mole impressionante di musica, in una condizione però di totale isolamento dalla vita musicale contemporanea. Nessuno sapeva che esistesse questo signore, e lui si disinteressò totalmente a tutte le correnti dei nuovi compositori, non solo quelli americani, ma anche quelli europei, non ne fregava niente.
rinunciò a qualsiasi esecuzione pubblica dei suoi lavori, o meglio, ci provò certe volte, ma senza risultati. E questo isolamento fece sì che la sua musica poté continuare ad essere pura, cioè libera da qualsiasi influenza, e al tempo stesso però anche incapace ovviamente di influenzare chiunque. Secondo Stravinsky, questa condizione di isolamento fece sì che Ives impedì, diciamo, ad Ives di svilupparsi come avrebbe potuto. Però diciamo che l'interesse peculiare della musica di Ives sta proprio in questa condizione di artista collocato al di fuori del tempo, al di fuori dello spazio. È proprio un caso così unico nella storia della musica. E la sperimentazione, abbiamo detto adesso, la sperimentazione che investiva tutti i parametri musicali. Ancora citiamo Stravinsky. Stravinsky scrive alla fine degli anni 50, le sue anticipazioni continuano a stupirmi. Ives ha precorso non solo le prime avanguardie europee, ma pure le seconde. Certi suoi brani presentano procedimenti utilizzati dai suoi colleghi europei solo 40-50 anni dopo. E Stravinsky cita in particolare una song che è diventata duramente meno di un minuto, 45 secondi. Però è diventata popolarissima presso i compositori, ovviamente, non presso il pubblico, perché a un certo momento questa song usa un procedimento di costruzione che può essere definito dodecafonico. Adesso io non vi dirò che cos'è la dodecafonia, anche se in qualche modo dovremmo riuscire a parlarne poi nei prossimi incontri, ma non c'è niente di strano, è una cosa semplice in realtà da capire, dipende da come viene spiegato. E dirò solo, però questo è importante dirlo, che i primi pezzi dodecafonici sono stati scritti nel 1900, nei primi anni 20, e questo è un pezzo del 1907. Quindi è in anticipo di 20 anni rispetto a quello che si farà poi in Europa. E anche in questo caso abbiamo la compresenza di stili, di tecniche e di stili diversi, perché sentirete che c'è una prima parte lenta, tranquilla, dove uno non si aspetta niente di particolare, dove vengono usati degli accordi anche abbastanza tradizionali, e invece una seconda parte veloce, dove il brano improvvisamente nel giro di una frazione di secondo sembra impazzire, una seconda parte che dura 15 secondi e dove vengono appunto utilizzate queste tecniche avvenilistiche. Sembra veramente una cosa che lascia lì un po' attonito, pensando all'ultimo pezzo del 1907. Il pezzo si intitola Soliloqui ed è in questo caso cantato da Victoria Villamy e Cheryl Seltzer al pianoforte. Ascoltiamo un brano un po' più lungo, ma che riassume i tre aspetti fondamentali della sintassi musicale di Ives. Allora, prima cosa, l'eterofonia. Che cos'è l'eterofonia? L'eterofonia è una sovrapposizione, dice il termine stesso, eterofonia, è una sovrapposizione di linee musicali diverse. Queste però linee musicali diverse, a differenza di quello che succede nella musica classica, diciamo tradizionale, tipo il contrappunto, faccio per dire che io metto insieme delle linee melodiche diverse, ma devono stare bene fra loro, devono collimare, devono dare dei risultati apprezzabili dal punto di vista acustico. Invece questa eterofonia, in genere si tratta di linee
differenti che però mantengono ciascuna le proprie caratteristiche, che spesso anche in contrasto e in conflitto una con l'altra. L'idea probabilmente ancora una volta risale al momento, al periodo in cui lui vedeva gli esperimenti di suo padre, no? Che faceva suonare pezzi diversi alla banda, spazializzando anche il suono, no? Tu stai una parte, fai una cosa, dall'altra ne fai un'altra. Poi la seconda cosa, che è in qualche modo dipende anche dalla prima, è la poliritmia. La poliritmia, dice il nome stesso, più ritmi, cioè la sovrapposizione, in questo caso potremmo dire, di ritmi diversi. E anche questa era una cosa nuova per l'epoca. Guardate che era nuovo, stiamo parlando di cose che lui faceva agli inizi del Novecento. E appunto, guardate, proprio solamente come curiosità, vi faccio vedere un filmato che dura 30 secondi, dove ci sono due direttori d'orchestra, uno accanto all'altro, fa un po' ridere, perché ci sono due direttori d'orchestra? Perché l'orchestra fa due cose completamente diverse e un direttore da solo non basterebbe. Quindi lui non si preoccupa, figurati, ne prega lui. Ci mette due direttori, ma tanto la suoneranno fra 200 anni, chi se ne frega. E quindi fa, questo è peraltro è un filmato molto interessante, perché è la prima esecuzione che è stata fatta di questa quarta sinfonia, che è il suo considerato, diciamo, il suo capolavoro. La prima esecuzione che è stata fatta in video è del 1965 e uno dei due direttori, lo riconoscerete, quello che sta a sinistra, è Leopold Stokowski, cioè quello che dirige il film Fantasia di Walt Disney. Il terzo elemento della musica di Ives, importante, è la citazione. La citazione di motivi musicali. Si tratta in genere di musica popolare, canzoni patriottiche, inni religiosi, musiche per banda, però ci sono anche citazioni di autori classici. Per esempio, nella sonata Concorde, di cui poi vi accennerò qualcosa, c'è la citazione della quinta sinfonia di Beethoven. E che cos'è la citazione per Ives? È una sorta di evocazione, potremmo dire così, che spesso avviene all'interno di un flusso di coscienza, un flusso di coscienza che ha qualcosa a vedere col flusso di coscienza di James Joyce. Uno va avanti, uno ha questo flusso di coscienza, e in questo flusso di coscienza a un certo momento c'è posto anche per i ricordi, per evocazioni, e sono citazioni, in questo caso musicali. I motivi sono come dei paesaggi della memoria, ecco, sono come dei ricordi che si confondono con la realtà. E come esemplificazione di queste tre caratteristiche, la eterofonia, poliritmia, citazione, uno dei brani più famosi e anche più divertenti e anche più impressionanti, se vogliamo, di Ives, e che si intitola Putney's Cup ed è tratto dai Three Places in New England. È un brano del 1911-14, quindi nel frattempo era anche un po' cresciuto. È un breve pezzo che è ispirato alla rivoluzione americana, perché Putney era un generale dell'esercito americano. Alcune citazioni che voi sentirete in questo brano sono talmente popolari che sono talmente famose che, diciamo, le riconoscerete. Si tratta di, appunto, di motivi musicali militari, di canzoni patriottiche, e c'è questa eterofonia, c'è questa poliritmia, c'è questa sovrapposizione di vari, genialissima,
di cose che si, appunto, di motivi che si sovrappongono in maniera apparentemente disordinata, apparentemente convulso. E poi alla fine c'è questo finale parossistico dove si sente anche un po' l'inno degli Stati Uniti, se state attenti, sentire pippa, 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 eccetera. E questo video si avvale di una animazione che è molto interessante e anche divertente. Quindi, Pat Lace Camp, Orpheus Chamber Orchestra, Gilbert Cash.
interessante, no? E un altro elemento fondamentale per comprendere la musica di Ives, e forse l'ultimo, è la filosofia trascendentalista. La filosofia trascendentalista divenne la sua guida spirituale, però anche estetica, fino ai tempi dell'università, fino a quando frequentava Yale. Il trascendentalismo è un movimento filosofico, anche poetico, nato intorno alla metà dell'Ottocento, appunto negli Stati Uniti, presenta qualche affinità con l'idealismo tedesco, con la filosofia platonica, neoplatonica, e i filosofi trascendentalisti erano tutti anche un po' mistici, erano dei mistici, anche degli anarchici però. E molto importante era la proclamazione della originalità della cultura americana rispetto a quella europea, si ponevano appunto questo, si ponevano in contrapposizione. E la sonata per pianoforte, la numero 2, che si chiama Concord Sonata, e credo che fino a poco, non molto tempo fa, era il brano più lungo, era la sonata più lunga e difficile mai scritta per pianoforte, e è del 1907, anzi in realtà lui ci ha messo un po' di anni, questo, dal 1907 al 1915. E qui c'è un'altra caratteristica appunto dello stile, la tendenza alla rappresentazione concettuale. Qui ci sono dei simboli, i simboli ci sono in tutta la musica di Ives, sai via, questo è chiaro, però qui ci sono, lui proprio scrive un saggio, e grazie a tanto questo saggio che poi divenne famoso, perché qualcuno casualmente lo lesse e disse, ma che è questo qua? E rimase impressionato da quello che scriveva, e dice, ma adesso andiamo a sentire anche la musica, no? E nasce così in realtà il rinascimento di Ives, no? E comunque lui dice in questo saggio che ci sono due motivi principali in questa sonata, che appaiono poi tra l'altro in tutta la composizione, una composizione che dura quasi 50 minuti, è una cosa, per il pianista è una cosa terrificante da imparare a suonare. Allora, i due motivi principali sono la quinta di Beethoven, cioè la citazione della quinta sinfonia. Ora, nella tradizione beethoveniana, questo era, c'era già un simbolo qua, no? Questo che cos'era? Era il destino che bussa alla porta, perché l'avrà veramente detto Beethoven questa cosa, non lo so. Comunque, questo è il destino. Il destino che bussa alla porta. E con Ives, sentite cosa diventa? Diventa l'anima dell'umanità che bussa alla porta dei divini misteri, raggiante nella fede che le sarà aperto e che l'umano diventerà divino. Qui c'è chiaramente un riferimento esplicito alla filosofia trascendentalista, perché questa sonata è dedicata, sono quattro movimenti dedicati a quattro filosofi trascendentalisti. E poi c'è un altro tema, che si trova in tutta la sonata, che è un tema dal carattere ennodico, cioè sembra un inno, e credo che sia di questo proprio di Ives. Questo tema simboleggia invece la riconciliazione degli opposti nella fede. Il tema è questo. Casualmente anche questo sulla famosa scala pentatonica cinese, perché in tanta musica, diciamo, popolare, per esempio, la scala musicale. E in tutta la sonata c'è il costante impiego e la sovrapposizione di motivi musicali, provenienze stilistiche e culturali spesso diversissime, all'interno appunto di questo magma sonoro, di questo stream of consciousness, questo magma interessante, anche questo ve l'ho portato solamente così perché è una curiosità. Qui impiega una cosa che si chiama, non qui, dopo quello che sto per suonare, ma in un altro movimento impiega una cosa che si chiama cluster, che dall'inglese grappolo di suoni. Di solito i cluster sono dei suoni tutti vicini fra loro, possono essere vicini nel senso che possono essere tutti quanti
suoni contigui che vengono suonati contemporaneamente, possono essere anche dei cluster come questo, solo sui tasti bianchi, oppure solo sui tasti neri, e sempre sono cluster. Di solito, qui diciamo, possiamo dire che Baggio è stato quello che li ha usati per tutti, no? Voglio dire, siamo nel 1907 più o meno, no? Cioè qui poi dopo nel 1900 è diventata una cosa normale per questi compositori d'avanguardia europei, ma 50 anni dopo, usare questi cluster, però allora era una cosa veramente nuova. Lui si era accorto di una cosa molto banale, cioè che era difficile, erano difficili da suonare questi cluster, perché era difficile far suonare insieme tutti i tasti nello stesso momento, veniva fuori e poi anche il suono, poi bisognava usare l'alambraccio, e se usavi l'alambraccio dovevi suonare così, era una cosa scomodissima. Allora trova una cosa facilissima, prendo. Non è come questo, però, perché è un regolo di legno che ha le dimensioni giuste, e a un certo momento il pianista tranquillamente, mentre sta suonando di qua, lo prende e fa. Quindi voi immaginate. Ottiene sempre degli effetti poetici, in un modo che potrei dire, no, un pianista che si trovava in quell'epoca a dover usare sta roba, dice, ma che devo fare questa cosa? Cioè, era ancora, c'era, immaginate, eravamo nell'epoca del lirismo pianistico, di un pianista che si metteva a fare questa cosa. Va bene. E suonando praticamente questo terzo movimento, non tutto, chiaramente solamente una pagina, ci si rende conto dei mezzi linguistici diversi che Ives riesce a usare in successione. Allora, all'inizio c'è la citazione. Soltanto chiaramente citato, all'interno di una armonizzazione, potremmo dire, di un ambiente sonoro che è molto tradizionale. Niente di strano. Seconda volta che lo riprende, già un pochino più strano. Che lui ha sovrapposto, si dice, due tonalità diverse, perché invece la parte sotto è in un'altra tonalità. Dopodiché quello che succede dopo, potete immaginarlo, perché qui è il lino. In questa ambientazione sonora che lui ha creato è un estraneo, no? Sono le campane, non lo so, sono dei segnali sonori, qualcosa che si affaccia alla memoria, appunto, mentre lui, e poi infatti continua. Sempre lì, no? Questa volta però lui sotto ci mette una cosa che apparentemente non c'entra niente. E lì è sempre. Ma sotto c'è. È proprio un'altra tonalità anche questa. Però se li mette insieme è interessante. Ma
tradizionale, come non detto. E qui già siamo completamente fuori, combinando le cose. E poi continuerà, eccetera, eccetera. Giustamente c'è anche una canzone, sembra una canzone, che sembra una canzone quasi dei Cowboys. C'è spazio per tutto, c'è spazio per la canzone e per gli accordi. Questo è uno degli accordi che abbiamo ascoltato prima. Ecco, questa è proprio una caratteristica interessantissima dello stile di arte. Anche questa volta siamo giunti quasi alla fine. E lo stress generato da questa doppia vita, perché appunto abbiamo detto che il giorno aveva le responsabilità dell'assicuratore e la notte invece si metteva a scrivere, lo stress finisce col minare la sua salute e nel 1908 ha il primo infarto. Fu costretto quindi a diradare l'attività, prima diciamo l'attività musicale, lo fece un po' per volta, l'ha cessato completamente solamente nel 25. Quindi attenzione, dal 25 in poi, lui muore nel 54, lui non scrive più musica, ma proprio zero. E nel 1930 smetterà anche l'altra carriera, quella dell'assicuratore, e visse ancora 30 anni in uno stato di semi-invalidità. E da questo momento in poi la sua opera cominciò ad acquisire sempre più consensi da parte del pubblico e della critica. Soprattutto furono dei compositori americani, come per esempio Eric Carroll, che sposava la causa in genere di tutte le avanguardie dell'epoca. Nel frattempo la situazione era mutata, c'erano dei posti dove si faceva musica, dove si eseguiva musica nuova pubblicamente, e uno di questi organizzatori era Henry Cowell. Poi quando Bernstein fu anche lui, Leonard Bernstein, così come fu importante per la riscoperta di Mahler, l'abbiamo visto la volta scorsa, fu importantissimo anche per la riscoperta di Charles Ives, incise per prima delle cose sue e un po' per volta si andò a scoprire questa opera sterminata che riempiva scaffali e scaffali. Sapete che è veramente impressionante il numero di composizioni scritte da Ives, anche considerato quella che poteva essere la complessità delle composizioni che mi scrivevo. E da questo momento in avanti avevo detto onori e gloria e prestigiose onorificenze. Il premio Pulitzer nel 1947 per la sinfonia numero 3, che però era stata scritta 45 anni prima. E il titolo onorario di Doctor of Music all'Università di Yale, quella dove Orazio Pauti gli aveva detto. Nel 1954 non gli fu potuta dare, perché il 1954 fu l'anno in cui lui morì, quindi lui non poté ricevere questo titolo onorario. Aveva già detto che non ne voleva sapere proprio, mi diceva io non lo voglio proprio questo titolo onorario, non me ne frega niente.
E poi nel 65, quando era già morto, invece vinse anche il Grammy Award. Quindi adesso vediamo qualche foto di lui un pochino più anziano, perché noi abbiamo visto fino adesso, diciamo, nel vigore dei suoi anni. Qui invece sono tutte foto dell'ultimo periodo in cui era visibilmente anche piuttosto sofferente, malato. Qui è con la moglie. E ultimo brano che ascoltiamo è sicuramente il pezzo più famoso di Ives in assoluto. Si intitola The Unanswered Question, la domanda senza risposta. È un brano del 1906. Si tratta ancora una volta di una rappresentazione concettuale, è un brano simbolico. Qui si capisce molto bene però. Diventa un dramma metafisico. Allora, ci sono tre elementi anche qua che si sovrappongono. Ciascuno di loro però, di questi elementi, ha un significato simbolico. Allora, ci sono prima di tutto gli strumenti ad arco. Gli archi, in questo brano, usano un tipo di armonia musicale abbastanza tradizionale e formano una specie di sfondo, uno sfondo sonoro. Cosa rappresentano? Rappresentano il silenzio dei druidi. I druidi erano appunto degli antichi sacerdoti celtici. Noi potremmo traslare e dire che questa cosa rappresenta l'impassibilità dell'universo di fronte alle domande che si pone l'essere umano sulla propria esistenza. Noi abbiamo all'inizio questa cosa qua, sono arte solamente. Piacevole, molto piacevole, e poi a un certo momento la tromba però che cosa rappresenta la tromba? La tromba rappresenta, ripete sette volte, anche il numero non è casuale, lo stesso motivo, è la domanda senza risposta, cioè l'interrogazione dell'uomo sul significato della propria esistenza. Questo è il motivo. Ecco, sentite che non ha niente a che vedere con quello che stanno facendo gli archi in quel momento, non solo, ma anche qua ci vorrebbero tre direttori. Di solito si arrangia con un direttore solo, perché c'è un direttore che dà l'attacco alla tromba, poi la tromba va avanti per conto suo, e poi c'è l'elemento numero tre che è il quartetto di fiati. Il quartetto di fiati che risponde ogni volta che la tromba fa il suo motivo. Cioè la tromba fa la domanda e i fiati cercano di rispondere, però rispondono usando un linguaggio che è completamente dissonante. Cioè la tromba fa la sua domanda, per esempio questa è una delle risposte dei fiati. Quindi questa risposta rappresentano l'atteggiamento superficiale dei comuni mortali che si beffano di chi pone la domanda. L'ultima frase della tromba non suscita alcuna risposta. Questi fiati, ogni volta che la tromba fa la domanda, si incavolano sempre di più. Sentirete che all'inizio quasi niente, poi c'è questo momento, diciamo, sono molto piccati, ecco. E l'ultima volta che appare la tromba invece poi non c'è più risposta, e il brano, perché è un'altra di queste, il brano si conclude sullo sfondo sonoro impassibile degli archi col quale era iniziato. E qui anche qui si trova una tipica spazializzazione del suono, perché vedrete
sono posti, sono collocati in luoghi diversi, in genere. Da una parte ci sono gli archi, da una parte c'è la tromba, dall'altra ci sono i fiati. Ora, detto così, questa rappresentazione concettuale sembra un po' una stupidaggine, però la cosa interessante è che lui nel 1906 riesce a creare in questo modo una cosa di un'originalità assoluta, che tra l'altro sentirete è anche molto coinvolgente, molto toccante, con delle idee, con dei concetti in realtà, con delle linee musicali che non si fondono, ma anzi, ciascuna conserva la propria originalità, la propria peculiarità, una in contrasto con l'altra.
Allora io vi ringrazio per essere venuti e ci vediamo anche questa volta fra 2 settimane. Tra 2 settimane affronteremo un altro argomento di altri musicisti, sempre del Novecento, sempre di innovatori. E sarà il momento di affrontare un argomento che di solito non viene affrontato sufficientemente. È un argomento un po' tabù ancora oggi presso, a certe volte addirittura presso i musicisti, la cosiddetta seconda scuola di Vienna. Proprio in questi anni, quindi a diciamo, cavallo fra 800 e 900, c'erano dei compositori a Vienna, perché la volta scorsa abbiamo parlato di Mahler, questa volta abbiamo cambiato genere, diciamo. Però comunque ci ritorniamo su perché è esistito anche l'espressionismo in musica, oltre che nella pittura, come sappiamo bene. E alcuni di questi artisti erano molto legati a questi pittori, per esempio Schoenberg e Kandinsky. Pochi sanno che Schoenberg è sicuramente un compositore, ma anche un pittore. Ma era un pittore vero, era autodidatta come pittore, ma del resto lo era anche come musicista. E Kandinsky e Schoenberg esponevano insieme nelle stesse gallerie, quindi si conoscevano benissimo. Kandinsky lo stimava molto. Sapete che la musica e la pittura in quel periodo sono molto legate fra loro, no? Sia nell'espressionismo, sia anche nell'astrattismo, quello che poi è stata il diciamo, cammino che ha portato, per esempio, Mondrian, anche lì, dalle prime opere ancora non figurative, fino ad arrivare alle ultime, che sapete benissimo, ricordate come sono. Faremo un parallelo tra queste due categorie, diciamo, di artisti, e vi accorgerete che alla fine non c'è differenza fra ciò che facevano nell'ambito figurativo e ciò che facevano nell'ambito musicale. L'unica differenza è che poi qualcuno dice che non è così, perché ovviamente più ci avviciniamo alla nostra epoca e più voi capite che diventa anche difficile parlare, no? Di storia, no? Abbiamo detto tante volte, un conto è se io parlo di Napoleone, un conto è se io parlo della situazione politica attuale, sono due cose diverse. Però diciamo che quello che normalmente si pensa è che il motivo per cui, non so, per esempio Kandinsky lo conoscono anche i sassi, mentre invece la musica di Schoenberg è abbastanza sconosciuta e anche abbastanza vituperata da parte di quelli che la conoscono, è perché a differenza di quello che succede quando voi guardate un quadro, per esempio, astratto, voi lo guardate tutto insieme in un istante, poi se volete potete andare a diciamo approfondirlo da tanti punti di vista diversi, però avete il colpo d'occhio subito, quindi potete subito dire ma se mi piace, non mi piace, poi magari cambiate idea, poi magari cambiate idea un'altra volta, ecco, magari lo fate, girate la faccia dall'altra parte, andate a vedere qualcos'altro che mi interessa di più. La musica non funziona così, la musica va avanti nel tempo. Quindi voi se volete ascoltare un pezzo di Schoenberg, di Webern o di Alban Berg, dovete stare lì ad ascoltare concentrati. Questa è la cosa più incredibile. Cioè nel senso che voi potete ascoltare solamente un istante di musica per volta e poi dovete avere una capacità di ricostruzione di quello che avete ascoltato pazzesca per riuscire a dare un giudizio effettivamente su tutto la composizione nel suo complesso. Molto spesso non basta un ascolto, ce ne vorrebbero tanti, e questo vale ovviamente per qualsiasi tipo di musica. Ovviamente il tipo di musica al quale si è più abituati è più facile, diciamo, perché noi abbiamo degli strumenti che da quando siamo già un bambino, se siamo appassionati di questo genere di musica, abbiamo la possibilità di poterla gestire, diciamo, di poterla anche interpretare. Se invece si tratta di qualcosa di nuovo, che non abbiamo mai ascoltato prima, dovremmo avere quella grande disponibilità e quella grande apertura mentale che avrà, per esempio, un Ives, che però da bambino aveva avuto il padre che aveva avuto, quindi era anche più facile per lui. Molto spesso. Poi, una volta, diciamo, ascoltato e vedrete,
non è così difficile, perché io ho cercato di, anche di avere dei riscontri non solo dal punto di vista pittorico ma anche cinematografico, e vedrete che non è così difficile da penetrare. Poi in realtà io la prossima volta parlerò di tre musicisti, non ci sarà neanche tanto tempo per approfondire ciascuno, dovrò solamente dare dei piccoli flash. Grazie e arrivederci alla prossima.